Buonasera. Ciao, eccola, vi sento. Ciao a tutti. Perfetto, ciao Emi, buonasera, buonasera. E, vabbè, dai, possiamo gettare la maschera, siamo qui per un motivo, ma faremo qua. La palla di No, ma Coelho. dai, ma no, ma subito così. Vabbè. Era Sì, buona. effettivamente era difficile non vederla buona, però insomma. va bene, ci arriviamo, però ci arriviamo. Non bruciamo le tappe perché prima c'è il solito momento italiani, italiane, mettiamola come vuoi, quindi questo è il tuo momento. Se non sbaglio, hanno perso al primo turno sia Stellato Sussarello che Carolina Orsi in coppia con Lea Godaier, quindi non c'è da celebrare neanche un ottavo di finale e quindi dispiace, speriamo che a breve si riescano appunto Te l'ha Carolina Orsi ogni sua promesso. stagione a Padel Trend Expo, ha promesso all'80% raggiungerà i quarti, diciamo forse l'inizio di stagione non è stato proprio all'altezza delle aspettative, però la stagione è lunga, è solo il terzo torneo, quest'anno ci sarà anche il Premier Padel per le donne, anche se ancora non è ufficiale, quindi speriamo che arrivi finalmente questo quarto di Sarebbe finale al clamoroso se femminile succedesse italiano. magari proprio a Premier Padel proprio a Roma, ma non fantastichiamo troppo. Diciamo, prendiamo quello che verrà quando e dove verrà. Partiamo dal campo Esatto. femminile e vabbè, non è che ci sia tutta sta roba da dire. Una c'è in particolare, ma ci arriveremo. Possiamo dire che la sera svirseda hanno preso una bella sveglia, anche esagerata per le premesse, contro Trieste Lazzare. Ecco, la sera seda forse non stanno confermando finora la buona stagione fatta l'anno scorso, e sia a me che a te, Veronica ha detto vogliamo migliorare la scorsa stagione, per ora lì. No, quest'anno non stanno andando all'altezza dello scorso anno, però c'è qualche no, lieta sorpresa che ci prendiamo assolutamente. Sì, però Virceda la sera, per ora niente squilli importanti in questi, ripetiamo, sono solo tre tornei di inizio stagione, quindi la stagione è lunga, poi magari tra due tornei anche nel campo femminile inizia il valzer delle coppie e cambiano tutti, però diciamo, teoria succede meno che nel maschile e sì, Virceda la sera Malino non e Malino. Malino anche Sanchez José María che hanno perso un pochino di smalto, non stanno evidentemente giocando al loro meglio e anche questo torneo si sono affermate troppo presto. Ora non so come sia la questione numerica proprio di distacco di punti da difendere, però queste due sconfitte premature sono un piccolo campanello d'allarme, come abbiamo detto, sono i primi tornei, però qualche indicazione possono darla. Ha iniziato benissimo, poi sui due campi straveloci del Cile e in Argentina hanno faticato, non hanno neanche raggiunto la finale. E ricordiamo che hanno cambiato allenatore nella pre-season, hanno lasciato Miguel Sciorilli che le seguiva da quando si erano unite. Adesso non ricordo il nome del nuovo allenatore, magari c'è qualche cosa di diverso rispetto allo scorso anno, però sì, per ora, a parte il primo torneo, negli altri due tornei non Invece, benissimo. secondo me, la più bella partita, vabbè, di quest'anno a mani basse, ma forse anche tra le top 3, se contiamo anche l'anno scorso, la semifinale Salazar-Trihai contro Brea Araújo. Secondo me Brea ha giocato una partita devastante, veramente non ha sbagliato nulla. Divertentissima partita, in bilico fino in fondo, tante cose successe. Araújo ha sbagliato un filino di più, anche perché è stata molto più offensiva, però grande partita anche da parte sua e sembrava veramente il momento giusto per fare l'upset. E poi di riffa o di raffa, le due formalmente numero uno riescono a vincere lo stesso, però veramente una partita bellissima, divertente e in bilico fino in fondo. Sì, che ci ha tenuto svegli almeno a me fino alle 2, se non le 3 di notte. È stata veramente una partita stupenda. Brea e Araújo hanno fatto una partita incredibile. Hanno avuto anche un match point, se non sbaglio, al terzo set. Poi è andata male. Alla fine, come tu di riffo di raffa, Trihai e Salazar, anche quando sono in difficoltà, riescono a portare a casa le partite. E questo dimostra ancora
ancora una volta chi è la coppia più forte e solida del circuito femminile, anche perché abbiamo detto José María e Sanchez male, Bea González e Marta Ortega peggio che sulle montagne russe, purtroppo. E quindi sì, male, male, male. Quindi, il regno di Salazar e Triai non mi sembra in bilico, per quanto siano ancora magari al secondo posto, però diciamo che sono loro le più forti, la coppia da battere, ma non da Formalmente, quest'anno. infatti, numero due, perché proprio di numero due hanno davvero ben poco, però c'è da celebrare la storia scritta da Claudia Jensen, che peccato per come è andata in finale, però d'altra parte è così, come si suol dire, però finale raggiunta a 17 anni e spicci, non mi ricordo la cifra precisa, però veramente un traguardo pazzesco, un'altra semifinale molto molto bella contro Zore Sainz, decisa da due tie-break, decisa da due giocatrici più solide nei punti decisivi. Veramente sono stati dettagli che hanno indirizzato Castello e Jensen in finale. Altra semifinale, altra bellissima partita, tiratissima, anche se finita in due set. Ecco, semifinali davvero, davvero belle nel femminile. Sì, super, super semifinali. Dispiace per, appunto, poi per la finale, che perché non c'è stata. È stata, a parte l'infortunio, sicuramente avrà influito perché è durata veramente mezz'ora la finale. Quindi dispiace per Claudia Jensen, che è diventata la giocatrice più giovane a raggiungere la finale del torneo del World Padel Tour a 17 anni. Dispiacciono tantissimo anche le sue lacrime al termine della finale, perché è un appuntamento appunto per lei storico, e perderla così sicuramente fa molto male, ma la sua giovane età mi lascia pensare che comunque da qui a già in stagione riuscirà a raggiungere ancora qualche altra finale, e gioca con Jessica Siegel, che è fortissima, fortissima, adoro le sue volée, e quindi sicuramente saranno una delle coppie, non dico da battere perché avranno anche loro, secondo me, qualche alto e basso, però saranno una delle coppie rivelazione. Già l'hanno dimostrato al terzo torneo dell'anno, non solo, anche nel primo erano andate molto bene, Appunto, se non sbaglio. peccato che non si possa fondamentalmente commentare la finale, perché non c'è nulla da commentare per il problema fisico, per la durata, che magari non avrebbe influito probabilmente, perché strafavorite Salazar e Triai, soprattutto dopo essere sopravvissute a una semifinale di quel tipo lì. Però prima finale non potersela neanche giocare è veramente seccante, sebbene in semifinale la Jensen sia stata abbastanza colpita, anche nelle interviste sembrava quasi una veterana consumata, ha esultato e tutto quello che vogliamo, però grande, grande compostezza nella felicità. Peccato per com'è finita, ma come dici tu, probabilmente ci saranno altre occasioni in questa stagione, vista la situazione un pochino in divenire e anche qualche passo falso di troppo di quelle che erano accreditate essere le avversarie primarie di Salazar e Triai. Direi che possiamo switchare sul campo maschile, dove di cose da dire ce ne sono tante, e partirei Dalla dalla palla di Coelho, palla di ma Coelho, possiamo anche Carlone. finirla qua, diciamo. È tutto qui, possiamo Sì. riassumere tutto così. Fuori? No, ho sentito che mi hai Ah, detto sì. fuori. No, no, adesso, quindi per questo io Ok, adesso ti no, do il challenge non si sulla. può. Ormai io ho detto fuori e fuori. Fuori. Ma ce la rigiochiamo a dadi? No, non ce la rigiochiamo a dadi. È così, è così. Vabbè, facciamo così, partiamo da questo e poi eventualmente, se c'è tempo, parliamo di altro. Potremmo Sì, giocarcela in questo parliamo della modo. finale, dai. E cosa possiamo dire? Allora, se ne sono dette, sentite tante, se seguite un pochino il padel, i canali classici, Mundo Deportivo, Diario Levi, Venti Diaz, queste cose qui, hanno trattato molto questo argomento, cercando inizialmente. Anche in Italia, no? Anche sui giornali italiani. Tipo Ma Ragazzi guarda, per lo lascia stare sport, che il oggi Corriere, tutto cercavo sport. qualche magari interpretazione in più, e i titoli dei giornali erano: Coelho e Tapia vincono al massimo col giallo, col dubbio. Fine, tutto qua, cioè sostanzialmente tutto qui. Io faccio fatica a capire, però mi adeguo e ho detto va bene, ne parliamo io e Emiliano stasera, non c'è nessun problema. Quindi Esatto.
Allora, la realtà dei fatti è che c'è stato l'errore, evidentissimo, la palla era... E com'era la palla di Coelho? Era buona, perfetto, era Era buona, buona. quindi la partita fondamentalmente era poi finita, Galan è stato l'unico a capire, in realtà, a sentire quello che aveva detto l'arbitro, perché la topica è dell'arbitro che prima dice un risultato e poi dice gioco partita incontro, che è l'errore veramente più pesante. L'analisi mi sembra di Alberto Motta, dice che diceva che è stata persa un'occasione per far crescere il padel. Innanzitutto, poi possiamo parlare di tutta la questione sportività, potevano sbagliare, Galan e LeBron potevano sbagliare apposta la risposta e far vincere la partita, però bisogna anche pensare che è uno sport professionistico, ci sono in ballo dei soldi, eccetera, quindi molto spesso il confine tra la correttezza, e noi l'abbiamo sempre detto, il padel è uno sport molto corretto anche tra i professionisti, e la voglia di vincere cozzano un attimino. Non sto giustificando la coppia, perché poi ognuno in questi casi si fa la sua idea, e probabilmente ci sono tesi e fatti a supporto di ogni cosa. Di sicuro c'è stato un errore brutto che non si possa rimediare a un errore così evidente, e alla fine rischiare, e da un certo punto di vista comunque un po' falsare la partita. Meno male che alla fine della sera hanno vinto Coelho e Tapia, che hanno strameritato. E Pablo Del Forse dice: è la prima volta che vedo una coppia vincere tre set di fila e vincere una partita solo al terzo. Ovviamente scherzando, ma non poi tanto. I fatti dicono che l'errore c'è stato. Si sente anche bene quali sono le parole che si scambiano Galan, che è l'unico che riconosce la cosa. LeBron era già andato, però poi Galan dice: io l'ho detto a Juan che non erano loro in vantaggio ma noi, e allora perché LeBron va a stringere la mano alla fine pensando di aver perso? Ci sono tanti punti un pochino oscuri di questa cosa. Ripeto, ognuno si fa la sua idea, però i fatti dicono una cosa incontrovertibile: la palla di Coelho era buona. E che Galan prende Esatto. molto bene. Okay. Io che sono mezzo sordo, magari avrei sentito 40-30. Ma poi anche a me mi hanno chiesto in tanti, hanno detto, ma perché, cioè, Galan e LeBron, se fossero stati dei signori, avrebbero dovuto perdere il punto d'oro successivo. Ma con tutto il cinema che hanno messo su, come potevano poi gettare? Cioè, non avrebbe avuto senso allora tutto quello che è successo prima. Cioè, diciamo, non la protesta, ma il fatto che Galan abbia fatto notare all'arbitro, a Coelho e a Tapia, che appunto era 30-40 e non 40-30, perché l'arbitro ha chiamato forse fuori, cioè ha chiamato fuori la palla che in realtà era nettamente buona, non dando poi a Coelho e Tapia la chance di rivedere, non so, occhio di falco, come si chiama la review dell'arbitro, che non è stato possibile vedere perché era di 2 punti prima e quindi non è possibile vedere quello che è successo 2 punti prima. E quindi, cioè, era impossibile pensare che poi Galan e LeBron appunto regalassero il punto a Coelho e Tapia per farli vincere, altrimenti Galan non avrebbe detto eravamo 30-40, cioè, sapendo benissimo anche lui che forse in realtà era 40-30. Quindi, cioè, no, diciamo che è stato un po' un furbetto Galan, più di LeBron, secondo me, in questo preciso contesto. Fa un po' specie perché Ale Galan è il presidente dell'associazione giocatori e quindi dal presidente dell'associazione giocatori, per quanto magari non l'abbia fatto in cattiva fede, per quanto la tensione, per quanto l'agonismo e tutto quanto, magari ci si aspetta comunque che non faccia appunto una roba del genere, perché comunque è stata brutta, sono stati poi ingiustamente massacrati sui social anche in maniera pesante, troppo pesante, come purtroppo succede sui social oramai da quando sono nati, e si sono scusati nella giornata di ieri, forse troppo tardi, però io dico che comunque il fatto che si siano scusati è già qualcosa, per quanto subito non l'avrebbero fatto, non l'avrebbero potuto fare, secondo me. Sono scusati con un post breve, preciso, poche parole, senza dover stare a giustificare, a dire che poi dopo c'è il rischio che poi quando inizi a giustificare allora inizia a contorcerti e a dire una cosa da una parte e una cosa diversa dall'altra. Quindi hanno chiesto scusa, e da parte mia, cioè, secondo me, sanno di aver sbagliato.
E hanno chiesto scusa e vediamo adesso come reagiranno nel prossimo torneo e come reagirà il pubblico Sì, nei la loro scusa è confronti. stata asciutta, onesta, che ci sta, come dici tu, inutile andare a sperticarsi in cose. Probabilmente sapremo tra qualche tempo se prima di farlo pubblicamente lo hanno fatto in separata sede, telefonicamente, in qualsiasi modo possa essere con Tapia e Coelho, che però alla fine della partita io ho visto. Cioè, l'abbraccio finale è stato un abbraccio tutto sommato sentito, non è stato molto freddo, ci sono state due parole, comunque poi circostanza o meno, magari fosse cambiato il risultato, non so se sarebbe andato nello stesso modo, però comunque sembrava ugualmente non un clima disteso, però che non ci fossero risentimenti particolari. Poi ci saranno stati, e durante il gioco ci sono sicuramente stati qualche situazione, magari un po' così. Ci sono tante palle addosso da una parte e dall'altra nel terzo set, mi viene da dire ininfluente, perché nel padel lo sappiamo ci sta. Però vediamo, perché l'ammissione di colpa vuol dire che da un certo punto di vista sai di averla fatta fuori dal vaso, però a quel punto mi viene da pensare: Galan ha fatto il furbo o ha veramente sentito e si è attaccato solamente a quella che era un'evidenza, ovvero l'errore dell'arbitro di dire 30-40 al posto che 40-30. Lui ha sentito e ha giocato così. Guardandolo da questo punto di vista, mi dicevo: l'arbitro è lui, dice così, io mi adeguo. Se gli altri non hanno capito, poi lo faccio notare e ci sta. Però alla fine è una competizione, è una finale. Diciamo che se lui si è reso conto della palla buona, lui ha sempre detto che non si è reso conto se la palla fosse buona o meno. Ecco, su questo posso avere qualche dubbio. Però è l'errore dell'arbitro. Forse che sia questa una situazione che permetta poi al padel veramente di crescere facendo qualcosa. Ora, io non ho letto neanche in giro, non so quale fosse, perché la sovraimpressione della TV era sbagliata. La sovraimpressione, magari il risultato che c'era allo stadio, non so se fosse giusto o meno, e non ho sentito neanche nessuno dire una cosa oppure un'altra. Quindi magari se tu hai sentito qualcosa puoi integrare, però c'è bisogno che si cresca un attimino da questo punto di vista, e sono proprio queste situazioni che aiutano di più. Ma secondo me c'è anche un po' un problema arbitri a livello di padel. A Premier Padel a Doha, critiche feroci, cioè, da parte di Belasteghini e Sancho, soprattutto nei confronti degli arbitri. Anche dopo la sconfitta in finale, Sancho l'ha detto, bisognerà parlare molto perché comunque alcune situazioni un po' strane, il fatto che a Bella abbiano chiamato 2 volte che serviva troppo alto, cioè non prendono mai troppa posizione gli arbitri. Anche nel Premier Padel, appunto, c'è stato qualche, anche nello scorso anno è stata qualche situazione un po' così. Una volta, se non sbaglio, è stato addirittura ripetuto il punto perché non sapevano se la palla era buona fuori. Quindi anche lì andrebbe comunque implementato, diciamo, l'occhio di falco. Il presidente Carraro a Doha ci ha detto che stanno lavorando a qualcosa che non si è ancora mai visto nel mondo del padel, sperando che già da Roma possa essere attivo. E quindi secondo me c'è un problema arbitri. Cioè, nel senso, non sono così decisionisti, non hanno il stesso polso degli arbitri professionisti di tennis, secondo me, dove lì hanno sicuramente più polso l'arbitro. Questo in Cile ha fatto un errore grossolano, cioè, nel senso, giustamente, secondo me andrebbe, non so ora onestamente, non so se sugli arbitri sono gli stessi in tutti i tornei che girano, come magari succede nel tennis, oppure vengono presi arbitri comunque locali. Però uno stop andrebbe fatto perché un errore così grave in una finale non è Sì, non è perdonabile perdonabile, assolutamente. perché poi è una serie di errori non vedere quella palla che tutto sommato mi sembrava abbastanza chiara. Sbagliare il risultato, cioè sbagliare il primo risultato, poi dare game set e match con la voce sotto si sente, cioè è proprio stata una serie di errori abbastanza madornali. Di Una esatto, serie di sfortunatamente, sfortunati sei proprio eventi. democristiana questa. No, era, non è un Boh, film, una serie di sfortunati questo. eventi. Ah, bene, C'è bene, bene. pure Jim Quindi Carrey, cheat, poi c'era l'arbitro. citazione cinematografica. Sì. Sì, allora degli arbitri noi ne avevamo parlato anche l'anno scorso, che praticamente i giocatori si arbitravano da soli in certe situazioni, si dicevano no, 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 è punto, no, no, è dentro e fuori. Ecco,
questa è un'evidenza e servirà uno step up da parte degli arbitri, aiutati dalla tecnologia, anche perché il gioco è sempre più veloce, come tutti gli sport che conosciamo, sono sempre più difficili da arbitrare, quindi serve sempre di più la tecnologia, ma serve anche, mi viene da dire, una certa preparazione, un certo occhio e anche il carisma, perché per fare l'arbitro ovviamente ci vuole anche quello. E giocare su campi un po' più lenti, perché sennò così smesciano veramente anche dalla sedia dove stanno seduti nei cambi di campo. Cioè, veramente non è che mi faccia, cioè, per quanto la finale sia stata meravigliosa, non è un padel che proprio mi fa impazzire. Magari perché sono invidioso che non riesco a tirare forte come loro e smesciare dal vetro di fondo campo, però è veramente un padel troppo, 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 troppo veloce. E a questi livelli, Coelho, Tapia e Galan e LeBron sono, non dico ingiocabili, ma Sono quasi. ingiocabili o quasi, ecco, se mettiamo poi da parte tutta la questione di polemica, tutta la questione che ha fatto da corollario, se ci concentriamo solo sul padel, è stata una finale pazzesca anche questa, ma con cose, ma numeri pazzeschi da una parte e dall'altra, in momenti anche importanti, cioè veramente ti verrebbe da dire, facciamo così, gentile presenza di Dinello Stupo, ogni tanto dateci questa finale sempre, noi siamo contenti. Non sarà così, non vinceranno sempre Tapia e Coelho, perché arriverà il momento di difficoltà anche per loro, che sia fisica, mentale, con così tanti tornei la possibilità di scivolare in un paio anche consecutivi c'è, vedremo come reagiranno, però hanno iniziato onestamente molto troppo bene, non mi sarei aspettato questa qualità di padel, questa consistenza, ecco. Perché sì, la testa di Tapia è un bel segnale, perché vincere quella partita è dopo tutto quello che è successo, dopo che l'hai dovuta vincere due volte, è un grande segnale, dopo che hai annullato un match point, dopo che ci sono stati diversi break nel terzo set, situazioni difficili che hai gestito bene, boh, a livello di padel, meglio anche, come diceva Giovanni, al campo difficile fare. Sì, cioè, secondo me al momento poi stavo pensando mentre parlavi che Tapia, se gioca così, è il giocatore più forte che c'è in circolazione, più forte di tutti. Cioè, se gioca col sorriso tranquillo, come non lo vedevamo da un paio d'anni almeno, cioè, poi è cresciuto anche, comunque ha giocato con Bela, con Sancho, per poco con Lima, cioè, insomma, è un giocatore troppo forte, troppo forte, il più forte di tutti, lo dico e non mi insultate perché Non ce è ne sono vero. ancora di insulti, quindi potrebbero essere dalla tua parte. E quindi secondo me, cioè, Tapia a questo livello, se regge tutta la stagione, ovviamente magari non riuscirà a questo livello e sarà un giocatore il più forte Eh sì, dell'anno. come dicevo, poi ovviamente ci sono anche stupidi Nenno che hanno fatto e faranno. Scusa, rispondo Alvin, rispondo Alvin che purtroppo capisce poco di padel, dice Tapia e di Nenno è più fa. No, stavo letto un'altra cosa. No, scusa Alvin, Sei non volevo. Voglio andato, mi bene sembra, sempre, in lo sai. automatico, pronto all'insulto. Sì, Pronto, ero pronto prontissimo all'insulto. all'insulto. Salutiamo ovviamente anche Alvin, Stupa di Nenno, e vogliamo dire due parole su Teio e Pachito. Che è stata un'esperienza fallimentare per Paquito, ma lo è stata anche per Teio, poverino, dico però, che ha avuto, diciamo, tra l'altro il coraggio magari di andare a giocare con un Paquito che giocava a destra, adattarsi quando Paquito all'inizio anno si è voluto spostare a sinistra, quindi ha fatto un posto oggi Teio, in cui era a casa col figlio e la moglie, dicendo un momento di Tra relax che ci l'altro, voleva proprio, Mini quindi lo Teio è posso. uguale a Teio. E Sì, beve è il mare vero. anche Mini Teio. È vero, l'ho visto, incredibile, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. E sì, esperienza fallimentare che ha innescato l'ennesimo vortice di coppie. Però vabbè, magari. Vabbè, Vabbè, va annunciamole, direi. dai, annunciamole. Allora, Paquito giocherà con Cingotto e quindi proprio che è incredibile, dopo che Cingotto gli aveva detto di no, passaggio a Teio, adesso passare da Teio a Cingotto è dura, cioè, nel senso anche per Cingotto secondo me non è stato dire un sì facile, però con Garrido non è vero che hanno giocato pochissimo.
però non è che abbiano mai dimostrato di poter fare il salto di qualità, perdendo tutte le partite che potevano vincere, tirate Io ci importanti, le hanno credevo, perse, penso, tutte sono da quando deluso, stanno devo dire. insieme. Quindi 5 anche io, però purtroppo non è andata come speravamo, e Sì. sono, però ripeto, sono durati pochissimo, quindi. Poi Teglio con Alex Ruiz, e questa è una coppia che, cioè, mi dispiace per Sì. Ruiz e Momo Gonzalez, che sembravano molto affiatati, che avevano fatto l'anno scorso a Roma, a Milano, hanno detto che la stagione era andata oltre le aspettative. Comunque anche qui a inizio stagione non erano andati, a parte la sconfitta da Budabi netta, poi comunque a Doha hanno fatto la semifinale perdendo, però in maniera, buttando via la partita contro Sancho e Bela, e anche qui non sono andati poi tanto bene agli altri tornei, quindi si sono separati. E Garrido andrà con Lucio Capra, che non ha iniziato la stagione benissimo con Agustín Gutiérrez. Poi Momo Gonzalez giocherà con Janguas, che ha giocato due tornei con Arroyo, perdendo entrambe le volte con LeBron e Galan. Arroyo poi si è fatto male, ha giocato con Augsburger vincendo un turno. In Paraguay giocheranno ancora Arroyo e Siangua, sono annunciato io Arroyo sui social, penso oggi. Arroyo giocherà con Pablito Cardona, che si è separato da Ivano Ramirez, che non so con chi si andrà ad accoppiare, Vediamo, forse con John aspetta, Sanz, perché non sono si sa. rimasto solo lui. Javi Leal giocherà con Belluati, che si è separato da Lamperti, che giocherà con Libak, Augsburger con Javi Ricodasi. Però dimentico una coppia importante, Sì? Garrido con Lucio Ruiz Capra, ci Teio, sono, aspetta che le sto li ho detti tutti, guardando. no? Lamperti Libacca, Asburger Rico, Cardona Arroyo. E basta, sì, Leal, quelle Belluati, principali dovrebbero essere queste. e poi c'è appunto, mancano Ramirez e Sanz, che immagino che giocheranno insieme, a meno che non Sanz non Sì, giochi c'è con anche Agustín Agustín Gutiérrez Gutiérrez, non lo a so, onestamente. spasso, tra virgolette, però non abbiamo. Sì, Lamperti giocherà con Libak, vedo, leggo qualche domanda. Sì, Lamperti giocherà con Libak. Roberto, guarda, ne abbiamo parlato fino adesso, quindi mi dispiace, ma spiegare un'altra volta l'errore Però puoi arbitrale non ascoltare il facciamo in podcast quando uscirà tempo, su Padel e Podcast, lì te la puoi ritrovi tutta. Quindi riascoltare il codice, puoi esatto. tranquillamente ascoltarla, direi. E poi basta, le coppie mi pare. E poi in Paraguay, Io e diciamo che in te. Paraguay non giochiamo io e Sì, te, siamo in Paraguay infatti. noi adesso, siamo nelle camere comunicanti e giochiamo, perché hanno dato forfait tutti, quindi non ci Allora, saranno, lo dici non tu ci perché sarà non mi praticamente ricordo chi non nessuno. c'è. Coqui, Nieto, Pablo Lima non ci saranno. Sanyo e Bela non ci saranno. Vado a prenderli perché secondo me non ci Sanz e saranno. Javi Leal non ci Vediamo saranno. perché sennò ne dimentichiamo sicuramente qualcuno e non sarebbe bello. Andiamo a vedere. Si dimentica quasi praticamente tutti perché ci sono tipo 5 wild card, 5 lucky loser. Navarro Teio, Sanchez Campagnolo, Moyano Gil, Bergamini Ruiz e altre quattro coppie, ancora di più. Cioè, veramente sono 20 totali, se non ho letto male, 20 giocatori totali che mancheranno. Una cosa veramente senza senso. Ecco, questo che cosa significa? Perché questo torneo, anche il Cile qualche mancanza l'ho avuto, l'assenza di Galan e LeBron prima. Insomma, sono segnali per l'anno prossimo. Se pensa male si fa peccato, quindi non voglio pensare male. Però la situazione, il calendario è fitto, quindi ci sta. Però ci sono troppi motivi personali. Io quella roba lì la usavo, motivi familiari la usavo quando saltavo il venerdì di scuola per andare a fare il weekend lungo. Vabbè, sicuramente Paquito Teio non sono personali, cioè, il fatto che non ha funzionato, non vogliono perdere un'altra volta rischiare di perdere al primo turno, e quindi hanno deciso di non giocare. Qualcuno sarà sicuramente per infortunio, però Avileale e Sanz, comunque magari un infortunio non gravissimo, ma sapendo che poi si separeranno, non giocano ancora un altro torneo insieme. Pablito Cardona pure con Ivaxio No, con Ivan dovrebbe Ramirez, mi no. sa che non giocano in Paraguay, se non sbaglio. Lima e Nieto sono infortunati. Sì, la stagione è iniziata subito con, questo era il quinto È torneo, quattro cioè più il quinto un torneo il premio. Paraguay sarà, no?
un Premier Padel in poche settimane, i giocatori sono sicuramente stanchi e inizieranno a scegliere dove giocare, secondo me, da qui inizio stagione. Dopo la tappa in Paraguay, rispondo a chi ha fatto la domanda, giocheranno a Reus la settimana prossima, ed è però un torneo 500 che non è il vecchio Challenger, anche se è aperto a tutti quanti, e se non sbaglio Yanguas e Garrido, no, Yanguas e, abbiamo detto, e Momo Gonzalez sono ad essere numero uno, se non ho capito male. E poi dopo ci sarà una settimana di riposo e poi si giocherà un altro torneo. Riposo e poi si andrà a Bruxelles perché è saltata la tappa di Stoccolma. Quindi diciamo aprile saranno 2 settimane di riposo che serviranno per ricaricare le pile perché poi anche lì si entrerà nel vivo e ad agosto, tra luglio a luglio poi riprenderà Premier Padel con 2 tornei consecutivi, prima a Roma, al caldo di Roma e poi a Madrid. Quindi ne vedremo, secondo me, i giocatori se rinunceranno a qualche torneo non saranno Decisamente quelli di Premier no, e Padel. soprattutto perché sono scoppiati tutti adesso, perché c'è un pochino di tempo per allenarsi. Banalmente non sono tanti i momenti in cui ci possono essere magari un torneo in 3 settimane tra uno e l'altro, per potersi mettere lì, allenare, trovare un po' di chimica, e quindi adesso era il momento e l'hanno sfruttato in tanti, quelli che hanno iniziato male, quindi quasi tutti al di fuori di Tapia e Coelho e di Nello Stupa, vabbè, a parte Galan e Lebron. Gli altri veramente, veramente liberi tutti, quindi hanno sfruttato il momento, anche se è molto molto presto, ma ormai probabilmente la deriva sarà questa: quando le cose vanno un pochino male si rimescolano le carte. Poi dipende chi le mescola, perché se Paquito e Teio le mescolano è un conto, se le mescolano Mazzola e Cacchia è decisamente un altro. L'effetto domino è un pochino Più sì, proprio un accentuato terremoto veramente. nell'intermodo Nell'Interland dell'effetto domino. milanese veramente non potrebbe succedere niente di peggio. Direi che per chiudere la palla di Coelho era buona, era buona, decisamente. Era buona. Sono Sì, giocati altri turni, sono partiti solo la dalla finale l'ho finale. fatta Volevano andare uscire. Gli indietro, ma altri visto turni com'è adesso. andata la finale, hanno detto facciamo la finale e poi le semifinali quarti. È Allora hanno durata detto basta troppo. così, siamo a posto. Direi che per questa sera siamo a posto. Se potesse esprimere 3 desideri, come mai il primo sarebbe proprio questa bella. Sicuro come me, guarda, allora state Ma la messi male dai domanda è: desideri. ma quanto sono girate le balle che l'abbia presa quella cuciglia? Tantissimo, tantissimo. Cioè, proprio, se mi ricordo proprio il momento in cui ho pensato, da questa non la Stavi ricerco. già andando davanti a flexare i muscoli a rete. Sì, a fare di Piruetta. Paolo Giovanni Giacqua, c'ho la ruota, Sì, la ci stava, capriola, ci sì. stava. Vabbè, diciamo che se non avete visto il video, direi andatevelo a vedere della sfida Cacchia-Paquito. Non vi spoileriamo assolutamente il risultato imprevedibile. Ma anche la palla di Cacchia era buona? Mi Sì, sembrava strano. Ma diciamo. arbitrava Alvin? Arbitra Valvin, ogni tanto tirava le palle per la cuciglia. Le Ok. prime 5 le ha sbagliate tutte, nel senso nessuno lo dice, ma le prime 5 le ha sbagliate tutte, tanto che Paghini gli ha fatto guarda, ti devi tirare un po' più in Sempre una alto. parola buona per lui, mettiamo. Sempre, guarda, chi Esatto. disprezza compra. Va bene, direi che per questa sera siamo arrivati al termine, le cose da dire sono state tante, ci scusiamo se non siamo riusciti a rispondere o a soddisfare tutte le domande, ma siete tanti e vi ringraziamo molto della presenza. Il secondo desiderio è quello di fare una volée ficcante con la palla della Quickma, dice Roberto. Penso sia un inside joke. Dai, può essere, forse l'ho detto, non mi ricordo, fate così, può essere che ho detto ficcante con la Sì, racchetta della ficcante, palla poi è scritto Quickma. in maiuscolo, quindi sarà Grazie un inside Roberto che mi joke. segue. Sì, Decisamente. può essere, Grazie, Emi. sì. Buona serata Grazie anche da Simone, parte grazie a mia. Alla tutti. prossima, e se volete riascoltarci, se avete perso dei pezzi, podcast. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao, ciao.